Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Shooter e oggi ragazzi voglio parlare insieme a voi di alcune tecniche interessantissime per cercare di arrivare il più velocemente a sbloccare tutte le skin e le varianti di Manny, ragazzi. Come sapete, ragazzi, anche in questo pass battaglia troviamo una skin all'ultimo livello che richiede un bel po' di punti esperienza extra per poterne sbloccare tutti gli stili. E a differenza, ragazzi, del Ragnarok della scorsa season, dove bastava semplicemente raggiungere mezzo milione di punti in tutta la season per sbloccare l'ultima fase, in questa stagione il Manny, ragazzi, ricomincia il conteggio dei punti esperienza una volta sbloccato. Cosa vuol dire? Vuol dire che terremo comunque tutti i punti esperienza che abbiamo accumulato dal livello 0 al livello 100 del pass battaglia, ma arrivati appunto a quel punto dovremmo fare ulteriori 250.000 punti esperienza per poter prendere tutte le varianti della skin. Quindi ragazzi, oggi vedremo anche alcune novità scoperte nei file di gioco e vi darò appunto qualche dritta che magari può sembrare ovvia, ma che molti magari non hanno ancora fatto per guadagnare velocemente gli ultimi punti esperienza. Intanto vi ricordo ragazzi, prima di andare avanti con il video, che se volete supportarmi, mi raccomando, non vi dimenticate di lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale e ovviamente ragazzi, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che riguarda Fortnite. E prima ancora vi voglio fare la domanda, raga. Dai, la domanda che vi faccio ogni giorno, ve la faccio anche oggi. Voglio leggere qua sotto i vostri commenti. Qual è tra queste la vostra skin del pass battaglia preferito? Cavaliere Nero, Omega oppure Manny? Fatemi sapere qua sotto, ragazzi, che cosa ne pensate. Quindi cominciamo subito dentro a cannone, ragazzi. Uno dei modi più veloci, ovviamente, per accumulare punti esperienza potrà sembrare ovvio, ma ragazzi, è quello di completare tutte le missioni delle varie settimane. Come sapete, ragazzi, al raggiungimento di 4 missioni su 7 ogni settimana guadagneremo un tot di punti esperienza che varia in base al numero di settimane. Si parte da 4.000 per le prime, si va a 5.000, 6.000 per la settimana 6, 7.000, 8.000, 9.000 e 10.000 per tutte le altre settimane. Quindi, ragazzi, un bel po' di punti esperienza extra che vi consiglio assolutamente di fare il più velocemente possibile, quindi non lasciate indietro le sfide delle settimane, fatele ragazzi, fatele assolutamente perché sono punti esperienza super super utili, soprattutto perché andando avanti nel pass battaglia, qua entriamo in un'altra cosa che volevo dirvi, ovviamente si sbloccano in determinati step i bonus per l'incremento dei punti esperienza sia per noi che per i nostri compagni di squadra. Quindi ragazzi, immaginate, rendetevi conto che oltre ad avere noi stessi un massimo del 120% di punti esperienza extra, qualsiasi partita e qualsiasi cosa facciamo, se giochiamo in team, e qua ragazzi prediligete, quindi date la precedenza alle partite in team, quando giochiamo in team possiamo ottenere fino al 40% extra di punti bonus se tutti i nostri compagni di squadra hanno il top dei punti esperienza che possono guadagnare gli amici. Quindi ragazzi, se giochiamo in 4 con tutti e 4 il 120% di punti esperienza agli amici, il 110% di punti esperienza agli amici, potremo guadagnare 40% in più di punti esperienza e sono davvero davvero tantissimi. Ma parliamo un attimo ragazzi di qual è la modalità migliore per poter ottenere velocemente più punti esperienza e quindi accorciare i tempi.
Ovviamente in questo momento, ragazzi, io vi consiglio di giocare la Disco Domination. È sicuramente una delle modalità più interessanti e anche più comode per fare punti esperienza nel minor tempo possibile. Basti pensare, ragazzi, che è una delle poche modalità che ci regala subito 50 punti esperienza extra qualora facessimo la prima eliminazione, e se non ricordo male sono 20 punti esperienza per ogni eliminazione successiva. Quindi è veramente una modalità comodissima per poter fare un sacco di punti. Non credo che ci vengano dati punti esperienza per guadagnare le bandiere, ma di certo, ragazzi, poter fare più kill possibili garantisce un bel tot di punti esperienza extra. Questo, ragazzi, vorrebbe anche dire che se abbiamo il bonus sono tutti moltiplicati ulteriormente per i punti bonus che abbiamo noi o i nostri compagni di squadra, se la vogliamo giocare ovviamente in team. Vi ricordo anche un altro elemento importantissimo per i punti esperienza extra che potete guadagnare nella vostra season, che è quella ovviamente di compiere tutte le sfide quotidiane, soprattutto quando avrete raggiunto il livello 100 del pass battaglia. Perché, ragazzi, come sappiamo tutti, le sfide quotidiane ci regalano 500 punti esperienza e 5 stelline del pass battaglia, ma se noi abbiamo completato il battle pass e andiamo a fare le nostre sfide quotidiane, ogni sfida ci darà 1000 punti esperienza, ragazzi, e sono davvero tantissimi considerando che ogni giorno ci dà praticamente ogni settimana ci danno 7000 punti esperienza. È vero che bisogna passare i 40 e rotti mila punti esperienza per ogni volta che avanziamo con i nostri livelli stagionali, ma 1000 punti esperienza per ogni sfida sono veramente veramente tantissimi. Intanto, ragazzi, vi porto un attimo sul Manny, che è meraviglioso da vedere. Come vedete, 30.000 punti esperienza per la seconda fase, 70.000 per la terza, 120.000 per la quarta, 180.000 per la quinta e 250.000 per la sesta. Ragazzi, sono davvero davvero degli step importanti. Ma prima di salutarvi, ragazzi, volevo ovviamente anche oggi farvi vedere un leak molto molto interessante di... È un leak, quindi, ragazzi, lo dobbiamo prendere con le pinze. Sapete, ragazzi, di non accanirvi di prepotenza. Non sappiamo se sia così oppure no. Sappiamo però che il leakers, da dove è arrivata questa informazione, ci ha sempre azzeccato. Quindi, ragazzi, potrebbe arrivare per Natale un nuovo veicolo su Fortnite. È vero che in tanti hanno sentito il rumore dell'aereo che sorvolava i cieli, ma probabilmente non sarà quello, ragazzi, ma voglio farvelo proprio vedere. Quindi mi raccomando, mi tengo 3, 2, 1, sbadababam! Guarda un pochettino che cacchio è venuto fuori. Non sappiamo, ragazzi, se sia un veicolo che potrebbe arrivare solo a tempo limitato per il periodo natalizio, ma questa, ragazzi, è una slitta da neve. E se devo dirvi il mio punto di vista, secondo me potrebbe sostituire per un periodo di tempo limitato, quindi solo appunto per il periodo natalizio, il nuovissimo Quad Crusher, quello appunto che utilizziamo per fare i nostri attacchi in sfondamento. Veramente, ragazzi, meraviglioso questo gatto delle nevi, ci sta tantissimo. Non sappiamo se i colori siano questi, vediamo solo che si chiama Sky Dog, quindi un'altra cosa divertente. Siccome si chiama gatto nelle nevi, Sky Dog, Dog sarebbe cane del cielo, credo che sia Sky, però non ne ho ben chiara la cosa. Non sappiamo ovviamente se questo verrà confermato o se sarà solamente un'opzione, un prototipo di qualcosa su cui stanno lavorando. Quindi, ragazzi, fatemi sapere però anche sotto qua nei commenti se per caso vorreste vedere il gatto delle nevi su Fortnite per il periodo limitato di Natale.
Beh ragazzi, per questo video direi che è davvero tutto. Adesso aspettiamo l'arrivo della nuova torretta mutata, come abbiamo già visto nelle notizie. Quindi io vi ringrazio tantissimo per averlo guardato. Mi raccomando, un bel pollicione in su, non dimenticatevi di lasciarlo, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in live. Ciao!